oggi, non era facile perché quel tempo lì, questa è una squadra che se l'affronti in maniera presuntuosa, in maniera larga, ecco qua che puoi rischiare, perché è una squadra che gioca insieme da 2 anni, si conosce a memoria, attaccanti molto veloci, rapidi davanti, di grande qualità e rapidità, quindi dovevamo essere molto compatti, concentrati, attenti. Peccato che nel primo tempo magari abbiamo perso Hernandez dopo pochi minuti, e questa sul piano psicologico è una cosa che abbiamo pagato, perché poi non siamo riusciti a fare le cose che ci eravamo detti, con velocità di palleggio, con qualità di palleggio, con veloce aggiramento sugli esterni, creando la superiorità numerica. E quindi è chiaro che qualche difficoltà magari potevamo preventivarla in virtù anche di questo. Poi nell'intervallo abbiamo messo a posto alcune cosine, ci siamo detti alcune cose, i ragazzi sono stati bravi, sono rientrati ancora di più con un piglio giusto, con una personalità giusta, hanno cercato di andare a creare i presupposti anche per passare in vantaggio con più convinzione. Abbiamo preso 2 traverse, abbiamo fatto gol, peccato perché il gol loro è arrivato su una mischia, rimpalli, quant'altro, c'è rammarico perché stavamo portando a casa, ecco, un risultato molto importante su un campo difficile, certamente, però guardiamo avanti e pensiamo che abbiamo dato continuità ai risultati, ma soprattutto pensiamo nello stesso tempo anche a recuperare un po' questi ragazzi che abbiamo fuori, perché ecco, come vediamo i problemi possono essere dietro l'angolo sempre, quindi antenne alte, ben dritte, diamo continuità alle prestazioni e ai risultati, poi arriverà il momento anche che ritroveremo tutto quanto il gruppo e ci sarà magari anche possibilità di avere scelte più ampie. Volevo lanciare sì, in questo senso un messaggio alla squadra di andare a credere nella vittoria, insomma andare a credere in una possibilità di andare a metterli con un palleggio, con una verticalizzazione più precisa e con efficacia, di andare a dare più convinzione, ecco, in questo senso. Diciamo ci siamo riusciti e siamo passati in vantaggio, ripeto, peccato per quel pareggio, anche se poi abbiamo continuato, abbiamo preso la traversa anche sull'1-1, continuando a credere anche ancora nella vittoria, ma va bene così, d'altronde il calcio è fatto anche di episodi, purtroppo nelle ultime 2 partite abbiamo beccato già 3 traverse, fa parte un po' del momento che a volte ti gira un po' così, quindi guardiamo avanti e pensiamo a lavorare, come ho detto, per preparare la prossima partita, perché ci aspetta un'altra partita difficile contro una squadra che cambia allenatore, quindi sicuramente bisognerà prepararsi al meglio.